Sono Cristiano Armati del coordinamento cittadino di Lotta per la Casa, insieme a tutti i movimenti romani per il diritto all'abitare. Era da 14 giorni e da 14 notti che avevamo occupato questo palazzo, la sede centrale dell'anagrafe capitolina, dell'anagrafe romana, il luogo in cui in qualche modo vengono assegnate le residenze. E come mai abbiamo fatto questa azione, un'azione anche molto impegnativa? Perché non soltanto a Roma, come in tutta Italia, esiste un'emergenza abitativa drammatica, ci sono veramente decine e decine di migliaia di famiglie che non possono permettersi di pagare un'abitazione, di pagare un affitto. Ma come se non bastasse, il governo ha fatto una nuova legge, il piano casa di Lupi, che all'articolo 5 priva appunto del diritto alla residenza tutti coloro che in questi anni hanno trovato una soluzione al problema abitativo occupando i palazzi vuoti, palazzi sia appartenenti allo Stato che appartenenti anche a speculatori privati che appunto preferiscono lasciare vuote queste case proprio per fare in modo che gli affitti rimangano comunque molto molto alti. E attualmente in una città come Roma il prezzo di un affitto è superiore al prezzo medio che si può percepire, diciamo, lavorando normalmente. E quindi noi abbiamo risposto organizzandoci dal basso, siamo famiglie che vengono da tutto il mondo, naturalmente siamo italiani, siamo marocchini, siamo peruviani, siamo dell'Ecuador, siamo africani, del Senegal, del Mali, rappresentiamo praticamente un po' tutte le nazioni del mondo, siamo uniti da uno stesso problema che è il problema della casa. E abbiamo, diciamo, gli stessi nemici. Da una parte chiaramente c'è il governo con le sue politiche liberali e con la sua ferma volontà di vendere tutto il patrimonio pubblico anziché utilizzarlo appunto per le finalità per cui era nato, quindi per fare delle case popolari. Un altro nostro grande nemico è l'estrema destra italiana, che si sta organizzando mettendo insieme i resti del fascismo con la Lega Nord di Salvini, e che attacca i nostri spazi, colpisce le nostre case e che chiaramente trova da parte nostra una risposta, però trova anche il sostegno della polizia, che questa mattina, dopo 14 giorni appunto, è venuta all'alba e ha trascinato le persone che si trovavano all'interno per strada. Non finisce qui, naturalmente vogliamo dare una risposta, non ci arrendiamo. Sono una occupante del movimento di Lotta per la Casa, stiamo lottando per il diritto a avere una casa, il diritto alla scuola, il diritto al lavoro. E al di là di tutto, sono una straniera che sono arrivata qua in Italia per un po', se può dire, per lavorare, per avere una dignità come essere umano. E sono 18 anni che sono qua in Italia, e la quale mi sono trovata in questo tempo senza lavoro. Da 18 anni che io ho lavorato con tutto il diritto, pagando tutti i miei contributi, pagando tutto come richiede la legge italiana. Fino adesso io non posso rinnovare il permesso di soggiorno perché non ho un lavoro che mi sostituisce per poter avere la carta del soggiorno e la dignità per i miei figli. Perché? Perché lo stipendio che io guadagno non arriva a avere se può dire, un reddito che cubra tutti e due. Sono due bambini che stanno qua, che sono nati qua in Italia, e la quale loro, adesso io sto con il pericolo di perdere i documenti per non trovare un lavoro. 18 anni che ho contribuito qua in Italia, e mi incontro sulle strade, se può dire. Hamid Massoumi, 18, Anagrafe, Roma.